Ciao amici e amiche di Radio Francigena di Vento della Seta, qui siamo all'inizio. Sono Daniele Ventola che vi saluta e siamo all'inizio di questa avventura che è Vento della Seta. È stato un mese molto intenso, ho attraversato l'Italia in parte a piedi, in parte con i mezzi, per iniziare a capire come vivere questo viaggio camminando e integrando anche la tecnologia, ed assicuro che non è una cosa facile. E in questo momento che sono in partenza dando il via, riguardo indietro e vedo tutti gli amici che ho incontrato, tutte le persone che mi hanno aiutato, tutte le persone che si sono avvicinate a questo viaggio, a questo progetto. Per questo vorrei ricordare che la cosa che per me è più importante in questo viaggio è riuscire a trasmettere la vita delle persone, e la loro storia e come un'umanità non si è fermata con questa velocità tecnologica, con questa digitalizzazione dei rapporti, ma che siamo ancora noi. Per cui prima di ogni altra cosa nel viaggio per me è importante riuscire a trasmettere questo, l'incontro, gli intrecci con le altre culture partendo dalla nostra. Ho passato 10 giorni a Venezia, dove ho incontrato Stefania, una fantastica guida turistica, una donna meravigliosa, Claudio e Lorenzo, per comprendere che cosa è diventata Venezia per loro che ci vivono. Mi hanno fatto rendere conto che Venezia in realtà non ha smesso di essere ciò che è sempre stata, ovvero un luogo di incontri e intrecci culturali, e adesso diventa lo specchio malato di una globalizzazione che ci sta sempre di più schiacciando perché non sappiamo usarla bene. Vento della Seta vuole essere una risorsa per questo e contribuire a una alfabetizzazione digitale, se vogliamo metterla così, in modo tale che con i mezzi tecnologici possiamo avere il coraggio di incrociarci, incontrarci, parlare, ed è la cosa principale. Molti mi stanno chiedendo ultimamente se ho paura. Fondamentalmente sì, ho abbastanza paura, e ho anche però la consapevolezza che questo viaggio è un qualcosa che va oltre di me, prende noi tutti quanti, riprende una gran fetta dell'umanità che vorrebbe dire: no, non voglio essere schiacciato da questa logica consumistica, no, voglio vivere, respirare, incontrare e incontrare l'altro, scoprire sempre un po' di più me stesso. E con questo spero che sia questa la parte del vento che vuole soffiare da occidente a oriente. Quindi prima del viaggio in sé, per me è importante riuscire a trasmettere il fatto che il viaggio più grande è quello che si incontra fra le persone, che ci si saluta, un viaggio all'interno della storia dell'altro, e solo così assumiamo su di noi la storia che ci precedeva. Spero di essere all'altezza di questo compito, me lo auguro di non inciampare, umanamente parlando, e riuscire a fare questo percorso assieme. Dunque, buon inizio e grazie del vostro aiuto, che ultimamente siete stati fondamentali tutti quanti, siete stati fantastici, mi avete dato i messaggi giusti nel momento in cui ne avevo bisogno. La forza per iniziare, che è sempre la forza che pare manchi, invece no, ci sta. E ringrazio la mia compagna, in particolare Frida Blu, e i miei genitori e tutti i miei amici, e saluto voi e il Daniele del futuro, sperando che il futuro possa essere all'altezza dell'uomo. Buon inizio, buon cammino. Ciao a tutti. Thank you.
Sì, prova. Grazie Alessia Bianchi per questa bellissima esibizione. Poi tra l'altro per me è difficilissimo continuare perché le note dell'arpa mi incantano. Sì, mi incantano tantissimo, non riesco più ad andare avanti, dimentico tutto. Però ho una parola chiave, mi sono salvato per questa presentazione, per questa seconda puntata. Ho detto Francesco, non dimenticherai una parola, la parola chiave è viaggio. Viaggio. Sì, perché c'è molta gente che viaggia, no? Chi viaggia per, non so, d'inverno, amore andiamo a farci una settimana a Cortina, la settimana bianca, andiamo a fare un viaggio. Amore, quest'estate andiamo in riva al mare, andiamo a fare un viaggio. Si viaggia per piacere, si viaggia per, a volte anche per difficoltà, si viaggia per disperazione, ma a volte credo si viaggi anche per vocazione, per voler dire qualcosa. Ho conosciuto una persona, 12.000 chilometri su due piedi, uno zaino, due continenti, un viaggio, un libro alla fine di questo viaggio. Questo libro è qui e chi l'ha scritto anche. Il suo nome è Daniele Ventola e io gli farei un immenso applauso. Ciao Daniele. Ciao Francesco. Che bello. Ciao a tutti, grazie di essere venuti con questo freddo. Grazie a Popcorner. Grazie a te, grazie a te. Che già inizia incredibilmente. Guarda, siamo in Veneto, quindi il vino c'è. Qualche tarallino pugliese l'ho portato anche, quindi... L'ho verso. Bravissimo. Ecco, in teoria l'ospite non dovrebbe mai versare il vino, ma qui un po'... Daniele, intanto tu versa il vino, io penso a tutte le cose che voglio chiederti, perché quando mai mi ricapiterà di avere accanto una persona che ha fatto 12.000 chilometri a piedi e ha visto chissà cosa? Pensate un po', lo stesso percorso di Marco Polo, vero? Eh sì. Sì, lo stesso percorso di Marco Polo con 1700 anni di differenza più o meno. Più o meno sì. Quindi, sì. La via della seta che avevo percorso, tra l'altro avete ricacciato un audio, una registrazione della quale avevo dimenticato completamente le parole ma non il senso, perché il senso cerco di portarlo tuttora. Ed è stata una grande emozione, mi ricordo quel giorno che stavo camminando, c'era un vento pazzesco, avevo una paura incredibile. Sì. Per tutto quello che si preannunciava davanti. Ogni notte prima della partenza diventa una notte di fantasmi e ti dicono rimani, posticipa, no? Invece no, avete cacciato davvero un ricordo che era sommerso. No, ti dicevo che appunto ero al lavoro, sinceramente signori è inutile nascondersi, ero al lavoro, facevo tutt'altro, a un certo punto ho iniziato a spulciare chi è Daniele Ventola, ho visto questa registrazione tra tante delle sue registrazioni in questo podcast e ho notato da quella registrazione che avete sentito tutta l'emozione, no? Di chi sta per varcare quella soglia e lì è arrivato tutto quello che forse volevi trasmettere, ma poi una registrazione ricca di significato, tu hai parlato di paura, hai parlato anche del motivo del tuo viaggio e io volevo iniziare questa nostra chiacchierata innanzitutto chiedendoti perché, cioè tu un giorno da antropologo ti sei svegliato e hai detto inizio un viaggio di 12.000 chilometri, spiegaci com'è andata. Avevo mangiato male. Era rimasto sullo stomaco tutto e un desiderio del passato venne a bussare. Quindi nel 2011 avevo finito il Cammino di Santiago, avevo appena finito il liceo, partito per il Cammino di Santiago e poi chiunque fa il Cammino di Santiago si ritrova di fronte a un mondo nuovo che apre alternative, divisioni del mondo nuove e quindi ritorna e ci sta un attimo questo shock della vita.
ordinaria con la vita del cammino, che comunque una persona che fa una esperienza di cammino si ritrova all'interno una sorta di dinamica psicologica che risveglia un senso nomade, arcaico, profondo, insito nell'essere umano. E il Cammino di Santiago, che per quanto 900 chilometri non sono come 12.000 chilometri, è stata un'esperienza incredibilmente formativa e aprente, dentro me ha aperto tante porte. E quando tornai da 19enne nel Cammino di Santiago, avevo la volontà e il desiderio di andare verso l'Himalaya senza soldi e senza documenti, perché un po' di anarchia da 19enne, da fanciullezza, non voglio che una carta d'identità sia ciò che mi dà essenza, il fatto che decreta che esisto, non può essere, io esisto al di là di una parola scritta su un foglio istituzionale, io esisto. Però poi mi ritrovai al confronto con la realtà, per cui mi trovai a studiare antropologia, che è una disciplina incredibile, ti fa entrare nel cuore delle persone, delle culture, del loro senso storico e della percezione che hanno i loro stessi, per cui quando quella notte mangiai male, mi rimase lo stomaco questo desiderio di andare in Oriente, ritorno a bussare, però con i convenevoli della società, quindi con i soldi, i documenti. Almeno quelli. No, va bene, ma il patto sociale, Rousseau ce l'ha insegnato, è necessario che ci sia, va bene così. Si cresce dai sogni romantici di 19enne, fortunatamente. Però mi dissi, va bene, allora io studio antropologia, per cui ho tutta questa teoria, questo senso e il perché. Contemporaneamente c'ho un senso di inquietudine rispetto a questo mondo che si sta chiudendo tra i vicini, tra gli stranieri lontani e tra i vicini, perché è più facile dialogare attraverso social network, trovare un amore attraverso altre applicazioni. Questa cosa è un po' strana, perché vuol dire che diventa difficile poi dialogare con le persone, diventa difficile poi aprirci, assumere le maschere di Pirandello diventa la cosa normale. E questo, non lo so, però mi fa strano, perché se l'essere umano, nel senso di evoluzione, è nato nell'incontro e anche nello scontro, e nella riflessione dello scontro, allora l'incontro e lo scontro sono due cose importantissime per la nostra evoluzione psicologica, identitaria. Se la perdiamo perché siamo nel mondo virtuale, abbiamo perso il senso del perché siamo qua e cosa ci facciamo qua. Allora in che modo posso unire la passione del cammino con un contributo sociale? Antropologia in cammino. E da lì ci ho messo un anno per progettare il tutto, e fortunatamente ci sono state delle persone che mi hanno aiutato finanziandomi economicamente, una raccolta fondi, che hanno sentito questa stessa necessità. Tra l'altro alcune sono qua, per la terza volta mi vengono a vedere queste persone che nei giorni freddi di Romania mi scrivevano, mi tenevano al caldo. Sì, perché poi c'è stato anche il supporto di gente che ti seguiva, ecco, nel viaggio da lontano ti dava forza, questo credo abbia giocato un ruolo fondamentale. Assolutamente fondamentale, no? Assolutamente, pure perché nella solitudine si incontrano i fantasmi, e in un cammino di 12.000 chilometri di fantasmi ne incontri a bizzeffe, di fantasmi interiori ovviamente intendo, no? Poi anche quelli veri, se leggete il libro è capitato, esperienze allucinanti, ma va bene, sono passate, sono accadute. Però la solitudine che ti porta a incontrare i tuoi fantasmi si fa sempre più presente in paesi che magari sono più restii all'accoglienza, tipo l'Ungheria. Infatti, non so, Fabio, se vuoi possiamo andare un po' avanti con le slide mentre parliamo, che ci accompagnano in questo dialogo itinerante. L'Ungheria, che conosciamo tutti che tipo di paese è, con Orban, nel momento in cui camminavo, questo è il tragitto, tutto. Nel momento in cui camminavo in Ungheria e mi additavano terrorista migrante, se la personalità, l'identità di noi si crea nel rapporto con l'altro, allora se ogni giorno mi dicono che sono un migrante, un terrorista, un pericoloso, dopo settimane io rischio di diventarlo. Inizio a domandarmelo, la psiche gioca molto subdolamente. E quindi se non c'erano persone come Antonella e Carlo che mi dicevano come stai, sta a caldo, che bello, questo stai facendo, siamo con te,
queste persone mi riportavano ai miei perché, che erano quelle motivazioni che abbiamo sentito prima. E quindi hanno, diciamo, riassestato quello shock di identitario, del rapporto con l'altro che mancava in Ungheria. Certo, certo. Ma la mia domanda, no, Daniele, è appunto questa, no? Tu prima mi anticipavi, hai detto, c'è voluto un anno per organizzare questo viaggio. Ma per organizzare un viaggio di questa portata ci vuole un anno, ma a livello materiale, a livello fisico, a livello spirituale, c'è stato un lavoro, credo, un lavoro abbastanza importante. Io non riesco nemmeno ad andare a piedi al supermercato, mi viene un infarto, sincero. Tu ti sei fatto 12.000 chilometri, c'è stata una preparazione, c'è stata anche spirituale, mentale, o capire cosa portare dietro nello zaino, non è una cosa semplice, dico. No, non è una cosa semplice, pure perché cioè, non si sa a quello in cui si va incontro. Cioè, se immagino i deserti di Bukhara, che dopo con le slide, cioè, con le foto ci avviciniamo andando avanti lentamente, e non sapevo che tipo di clima mi sarei ritrovato ad affrontare. In Romania siamo arrivati a meno 20 gradi, i deserti dell'Uzbekistan, le steppe del Tagikistan sono state molto più gentili dell'inverno rumeno. Cercare di comprendere tutto quello che ti potrà servire è solo un cane che tenta di mordersi la coda, perché non sai mai tutte le problematiche che ti vanno incontro. Tra l'altro, la prima idea di cammino era passare per la Russia, per cui sarebbe stato Ungheria, Romania, Ucraina, Russia fino alla Cina. Poi ero in Ungheria, arrivai a Budapest, tre navi ucraine furono speronate alla guardia costiera russa, già problemi che vediamo oggi, già c'erano in passato, ma già dal 2013, insomma, e lì non potevo più applicare per il visto russo in Ucraina, Kiev e Kharkov, e quindi sì. Cambia, come fai a gestire tutte queste probabilità che non puoi sapere? A un certo punto fai il possibile e poi ti affidi, sorridi e ti abbandoni e sia. Speriamo che me la cavo, insomma, dai. Bravo. Marcello Torta. Ma c'è stato, credo, anche un lavoro a livello mentale, perché sentivo che il tuo viaggio è stato motivato da una seria condizione anche filosofica, no? Cioè, il tuo viaggio si muove su delle basi filosofiche molto solide. Cioè, tu prima menzionavi social network come sistema di comunicazione che ci sta isolando. Questo quanta forza ti ha dato per continuare questo viaggio? Perché credo che alla fine fisicamente uno si prepara e potrebbe anche farcela. Una possibilità su 100 dovrebbe riuscirci. Perché se il fisico non ti abbandona, allora tu cammini. Ma a livello mentale, a livello filosofico, ci vuole veramente una base solida, che è quella appunto di dimostrare qualcosa. Vorrei sapere da te, secondo te, il tuo viaggio, a cosa ti è servito il tuo viaggio? Cosa ha portato il tuo viaggio? Guarda, hai colto una sottigliezza, perché fondamentalmente i social network sono un paradosso, perché hanno una potenzialità incredibile nel senso di comunicazione, di poterci connettere con altri che non abbiamo mai visto. Cioè, ci sta una potenzialità positiva incredibile. Tra l'altro, essendo l'essere umano un essere in evoluzione, essendo i social network frutto dell'evoluzione umana, in un certo senso anche loro stessi sono natura, in un certo senso. E la questione è che l'uso, come dire, virtuale dei social network fa sì che uno dei pericoli di cui parlavo in quella registrazione, abbiamo sentito prima, spero che rimanga così come sono, è perché poi nel momento in cui i social network prendono così piede sollecitano quel ego narcisista che sta in ognuno di noi, perché siamo tutti all'interno di questo palcoscenico digitale, e quindi che succede? Che il rapporto con l'altro non esiste più, diventa solo io con me stesso che mostro agli altri. E questo è un rischio che hanno tutti. Per cui è stata una doppia lotta. E in un certo senso, per riprendere la tua domanda, in che modo mi hanno supportato? Mi hanno supportato nel senso che vedevo l'importanza che poteva dare il social network. Molte persone mi hanno scritto quando ero in Romania o in Turchia, grazie
che racconti queste cose che avvengono, perché ho cambiato la mia idea dei rumeni, che sono un popolo di estrema apertura, calore, poesia, ideali. Stesso la Turchia con i turchi. Allora vedere che un apparato digitale virtuale ha una trasformazione reale vuol dire che diventa reale, perché se trasforma qualcosa in reale, allora c'è una trasformazione che è tangibile e non è solo virtuale. Sì. E paradossalmente un obiettivo, secondo me, era stato già raggiunto nel momento in cui una risposta del genere, c'è un ritorno del genere da parte di una persona che ti sta seguendo. Sfatare un mito, no? Però io in una o due interviste, perché io ti ho stalkerato, io ho fatto un po' il tuo maniaco per un paio di settimane, da quando poi ti ho conosciuto, ecco. Allora ho visto... Questa è la prima volta che ci vediamo, eh? Sì. Dai, aspetta, innanzitutto la salute. Auguri. Viva. Se vuoi, viva. Un tarallino, Oh, raga, comunque, chi volesse un tarallino, un po' di vino, cioè, nel senso, siamo tutti amici, ci conosciamo... Ecco, no, a un certo punto io ho visto in una tua intervista che tu parlavi di humanitas, di accoglienza. Che ruolo ha giocato l'humanitas e l'accoglienza dei popoli nel tuo cammino? Perché a un certo punto ho sentito una tua intervista nella quale dicevi, caspita, l'accoglienza che mi avevano dato queste persone a un certo punto era risultata anche troppa. Cioè, spiegaci un po' sta roba, perché qui in Italia di accoglienza... ne abbiamo, ma non abbiamo minimamente idea di quella che sia l'accoglienza per altri popoli. Allora, devo dire anche a malincuore che in Italia e in Ungheria sono stati i popoli in cui meno sono stato accolto, nonostante sia italiano. Non so, forse un po' perché sono napoletano, ma questo è un pregiudizio su quale l'amico Antonio Gregolin scherza sempre. Ovviamente scherziamo, figuriamoci, però non scherziamo sul fatto che l'Italia e l'Ungheria sono stati i paesi, diciamo, più resti all'accoglienza. E, la questione è questa, che nel momento in cui uso il cammino come strumento di incontro, perché nel cammino non hai vie di fuga se succede qualcosa, e se ci stanno situazioni difficili, pericolose, per un cammino con uno zaino di 30 kg, per cui... uno zaino che non ti permette di scappare, e nello zaino c'è tutta, i documenti, i soldi, tutto quello che sei ce l'hai nello zaino, tutto quello di cui hai bisogno ce l'hai nello zaino, per cui nel cammino sei un essere nudo di fronte al mondo, alle vicissitudini e tutto quello che può succedere. E ne sono successe tutte, di cotte e di crude. Per cui l'accoglienza vuol dire anche... nel momento in cui entri nella vita di qualcuno e ti fanno entrare, vuol dire rottura del tempo ordinario, vuol dire che le persone che ti accolgono e tu che cammini non siete più le vostre storie, le vostre identità, la vostra genealogia familiare, siete due tabule rase che si incontrano riconoscendosi come esseri della stessa specie. Magia, diventa magia. Ritorni a casa paradossalmente. Anche se non parli la lingua. Vedi. Anche se non parli la lingua, perché la comunicazione cos'è? Voglia di simpatizzare, simpatos, stesso pathos. E quindi è proprio magia, perché il linguaggio e la comunicazione sono cose che passano al di là delle parole stesse, nonostante poi abbia imparato un po' di turco, un po' di russo, tutto quello che c'era bisogno. Però la comunicazione, ma anche cose stupide. Per esempio, sono ospite da una famiglia, mi trovo a casa, mi metto a lavare i piatti senza che loro dicano niente. Perché? Perché nel momento in cui ci si incontra in questo modo, allora non sei più l'ospite, non sei più quella genealogia, sei tutto all'interno. Mentre quel paese, dicevi prima, che l'ospitalità era anche troppa, quello era il Tagikistan. Perché, racconta, guarda, ti prego, raga. Un popolo di patati, un popolo di teneri, persone dolcissime, sì, sì. Però troppo, cioè nel senso, c'erano dei momenti in cui non potevo versarmi le cose nei piatti da soli, non potevo versare il tè da solo, non potevo andare in bagno da solo, non potevo andare a dormire da solo. Era sempre una corte, e quindi avendo studiato antropologia, leggendo i testi della magia, dei sovrani che erano esseri sacri, in quanto sacri non potevano toccare il suolo, non potevano toccare il cibo con le loro mani perché erano sacri,
mi sono sentito un po' nello stesso tipo di sacralità, dove l'ospite è sacro, c'è proprio un capitolo su questo, in quanto l'ospite è sacro non può muoversi e fare niente. La cosa allucinante è che, leggendo Buonanotte signor Lenin di Tiziano Terzani, vedendo che lui è stato in questi paesi nel periodo di collasso dell'Unione Sovietica, anche lui è stato male in Tagikistan perché doveva mangiare tutto quello che gli davano, e allora ha detto: ok, non sono l'unico scemo. No, perché in un'intervista lui dice: a un certo punto temevo di ingrassare, cioè io camminavo a piedi, ma fermato in Tagikistan temevo di ingrassare e non farcela più a proseguire il viaggio. Ho messo 10 kg in Tagikistan. Quindi io non posso immaginare 10. Quanto sia stata importante questa ospitalità. Però si mangia benissimo, questo è da dire, si mangia un montone, riso. Hanno questi montoni che chiamano Marco Polo, dicono che li ha scoperti Marco Polo. Assurdo. Animali stupendi con delle corna lunghissime. Però Marco Polo va là a scoprire i montoni, è un po' difficile. Vedi, secondo me a volte quello che abbiamo lontano è talmente tanto lontano nella nostra percezione, no? E immaginiamo i popoli, vedi, mi ha colpito tantissimo la registrazione, scusami se ci ritorno spesso, però quella registrazione iniziale mi ha fatto notare, o perlomeno quello che ho percepito io, no? Era questo amore del diverso, l'amore del diverso. È quello che un po' credo manchi a noi come popolo, tra l'altro, perché in Italia la cosa che pensiamo è: l'Italia è un popolo bellissimo. No, non siamo i soli e non siamo bellissimi, sfatiamo questo mito, e credo che tra le righe lui ce l'abbia dimostrato. Io, Daniele, guarda, non so che ore siano poi, tra l'altro, se devo mandare qualche canzone, perché abbiamo dei musicisti qui che aspettano di suonare. Suoniamo una canzone, vi va? Sono qua che scalpito. Allora, c'è Alberto Campagnaro che vuole suonare una canzone che non c'entra praticamente nulla. Questa canzone si chiama Viaggi e Miraggi. No, non è quella, è un'altra. Oddio, un'altra canzone? Sì. Ah, sì, è vero. L'avete cambiata all'ultimo. Fanno i trabocchetti. Signori, a voi, Luca Marino e Alberto Campagnaro con Follow the Sun. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. So follow the sun. Direction of the bird. Direction of love. Tomorrow is a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun.
follow the sun. Which way the wind blows, when this day is done. Grazie. Grazie a Luca Marini e Alberto Campagnaro, che poi sono i musicisti che ci supportano in ogni puntata, no? E ci riempiono un po' di musicisti di resident. Poi sono anche professori dell'amata e fiorente scuola del nostro boss più amato, Giovanni Caronni. In piedi, per favore. Fatti in tutta la tua magnificenza. Signor Presidente, lei mi onora. Signori, piccola parentesi, lo so che non si potrebbe fumare in luoghi chiusi, così è tremendo, nel senso, anche perché potrebbe dar fastidio. È una cosa, però adesso tra amici, una chiacchierata così, se voi mi date l'ok, io e Daniele una mezza sigarettina ce la fumiamo, o qualcuno è pronto a spararci così da vista, eh? La accendiamo. Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per i prossimi 3 minuti. Vabbè, anche perché in altri posti, in altre nazioni ci sta. L'accendino ce l'hai? Ora sì. Bene. Allora, Daniele, quando ci siamo conosciuti, quando abbiamo parlato, ha detto: Fra, posso portare delle diapositive, delle foto che ho scattato? Per me quello, la testimonianza visiva, secondo me è oro colato, è la cosa più bella che una persona possa portare, no? Perché un conto è parlare tra di noi e immaginare quello che Daniele ha visto. Un conto è vedere con i propri occhi quello che Daniele ha visto. Quindi io approfitterei di questo tempo, anche dei prossimi minuti, per guardare insieme le foto che Daniele, alcune delle foto che Daniele ha fatto durante il suo viaggio, vi va? Via. Signor Fabio, si parte. Allora Daniele, sembra un esame all'università, capito? Ci spieghi questa foto per cortesia. Ah, questo è il confine. Questo è il confine tra la Romania e la Bulgaria, ed è un confine che è un ponte sul Danubio. Mi sentite? Sì, okay. Ed è un confine che è un ponte sul Danubio ed è fondamentalmente il secondo confine di frontiera che ho incontrato, perché c'è la dogana, si controllano tutte le merci che passano. Fortunatamente per chi va a piedi non è tanto un problema, perché mi hanno sempre tenuto poco. Infatti i camionisti mi guardavano male, dopo riprendevano il tiro andando a tanto all'ora al mio fianco, perché 12.000 chilometri di strade statali, non sono sentieri di trekking, non sono sentieri di montagna, sono stati 12.000 chilometri. In Romania era terribile. Sì, quella sul guardrail lì è neve, giusto? Quindi. Sì, sì, in Romania tutte le strade, allora, in Romania non ci sono autostrade, per cui tutti i camion, tutti i tir passano solo sulla strada statale numero 6. Siccome c'era tanta neve, la strada statale si era rimpicciolita. Ed era di un pericolo, ogni volta che penso a un tigre di tonnellate e tonnellate che passa a fianco e devi solo imparare a cadere là, perché non è che puoi fare molto. Cadi a sinistra, perché vai sempre nel lato opposto delle macchine, e devi imparare a cadere bene, perché altrimenti è finita. Il confine tra Italia e Slovenia non è così. Il confine tra Slovenia e Ungheria non è così, perché è una strada con la memoria di un confine, non c'è più nessuno che controlla. E questo ha pure un po' il senso di cos'è il confine, è una domanda molto profonda, perché il confine ha tante sfaccettature. E mi piace ricordare un caro amico che si chiama Marino Curnis, che è anche lui un grande camminatore, e quando lo intervistai sul senso di confine lui mi disse che in ogni confine succedeva la stessa cosa, ovvero quelli del paese precedente ti dicono attento agli altri, sono cattivi, e questa è una dinamica che si ripete in ogni confine. Quindi che cos'è il confine? Io quelli che ho trovato nel paese successivo li ho trovati sempre umani come tutti gli altri, cioè nel senso nero e bianco, e tutte le sfaccettature si trovano all'interno della svariata umanità nella quale ci troviamo incontro, per cui dire che gli altri sono cattivi non ha senso, perché
stiamo parlando di persone con tante sfaccettature, eppure il confine è mentale. Quindi questo senso di confine di frontiera in realtà è solo un segno, perché lo vedi visibile, ma il senso di confine è altro. Mi viene in mente una cara persona che si chiama Daniel, che vive a Basovizza. Quando arrivai a Basovizza, che è il confine tra Italia e Slovenia, lo conosciamo bene qua, perché immagino che siete passati molti, voi veneti, tra questa frontiera, no? E Daniel è una persona incredibile, lavora in un pub, mi ospitò in questo pub che aveva anche palestra, e mi disse che il suo bisnonno, suo nonno, suo padre e lui hanno cittadinanze diverse, ma non si sono mai spostati da Basovizza. E il confine si è spostato. E l'Austria-Ungheria che si è spostata, e l'Italia, la Slovenia, e quello che si è spostato, ma loro no. Infatti parlano anche questa lingua che è anacquata, molto sloveno, molto italiani, non sono riconosciuti né dagli italiani né dagli sloveni, quindi vivono questa disgrazia di doppia assenza. Questo è un confine. E questo è un confine bello sodo, perché è la zona più povera d'Europa. Ci troviamo in Bulgaria, tra Vidin, che è la prima città bulgara che ho incontrato, fino a Vrazza, zona di estrema povertà. E il segni di fucili e questo simbolo di pistola qui danno molto l'idea di della difficoltà che si ha nel camminare in queste zone. Perché non so se lo vedete lì, c'è un riquadro, un piccolo riquadro dove c'è una pistola, quindi... Sì, proprio qui. Bulgaria è una terra fantastica. I bulgari sono un popolo incredibile, molto freddi all'inizio, ma quando si aprono ti sei conquistata la loro fiducia per sempre. Però è anche una strada nella quale mi trovavo a destra e a sinistra delle ragazze minorenni, 14 anni, 15 anni, che si prostituivano sotto la neve, sotto la pioggia, per pochi spiccioli, perché poi me li indicavano i soldi che volevano, e la maggior parte che parlavano italiano. E questo dà l'idea del business che ci sta. Perché... E quindi il confine, che cos'è il confine, perché gli altri dovrebbero essere peggio di noi, no, tutte queste cose metabolizzate poi danno ampie riflessioni sociali, sociologiche, antropologiche, quello che vogliamo. Eh sì, purtroppo sì. Ad esempio questa perché? Queste sono le gole di Iskar, dove ho trovato l'anello di Frodo Baggins nelle gole di Iskar verso Sofia, cioè, ed è praticamente una strada statale che segue un fiume che porta a Sofia da Vrazza, ed è bellissima, perché quando viene il sole nel pomeriggio, quando si aprono il sole tra le nubi, queste montagne sono rosse, e una roccia che ha minerali, sì, tanta ruggine, è stupendo. E dà l'idea un po' del senso del camminare tra la neve con tir che pure qua passano. Camionisti bulgari, turchi, sono molto veloci. Mamma mia. Molto veloci. Cioè, io vi lascio solo immaginare la difficoltà a camminare in queste strade con 30 kg di... perché noi adesso parliamo, diciamo ok, Daniele ha fatto questo viaggio, ma immaginate in quelle strade con 30 kg di zaino. Cioè, per me. Sì, infatti molto spesso le persone mi scrivevano che bello tu che cammini, che si immaginavano questo cammino tra i monti. Sono 12.000 km statali, le strade statali turche sembrano delle autostrade grandissime, fatte benissimo, tutto l'opposto dell'idea che abbiamo di Turchia. Solo Antonella mi sa che mi diceva attento alle statali, perché la maggior parte delle persone... Antonella è una delle persone che mi teneva a caldo nelle sere più fredde, che mi seguiva da casa dicendo hai mangiato, hai dormito, mi ha sovvenzionato, mi ha aiutato, mi ha mandato cappotti perché a gusto. E questo è bellissimo, cioè nel senso il virtuale che diventa reale. Eh sì. Quando l'ho vista, è la terza presentazione che si vede con Carlo, suo marito, e quando l'ho vista ho riconosciuto che era Antonella Bellini, perché poi mi ricordo le persone che mi scrivevano, che commentavano. Ma dov'è Antonella in tutto ciò? È là. Scusa. Antonella, si potrebbe alzare in piedi così la guardiamo? Scusa, chi è Antonella, che ha supportato ogni volta questa la stessa persona. Un applauso a Antonella, vi prego. Grazie da parte di tutti. E per i cappotti anche, nel senso. Questa. Oddio. Qui siamo arrivati in Turchia, una terra
una terra profondissima, antica, anche di un senso del potere, nel senso che l'impero ottomano era lungimirante rispetto a molte paure che abbiamo, mamma le turchi, che ancora abbiamo almeno a sud Italia, perché in Edirne, se non sbaglio qui siamo a Edirne, se non sbaglio, in Edirne ci sta il museo dell'ospedale psichiatrico di Edirne, parliamo del 1600, dove i malati psichiatrici, depressione o schizofrenia o quant'altro, venivano curati con musicoterapia, floroterapia, 1600, stesso periodo qua li bruciavamo all'Inquisizione, sì. Cioè sono molte le sfaccettature storiche che se andiamo al di fuori dell'etnocentrismo, ovvero del potere occidentale, certo, che abbiamo... danno molto a riflettere. Questa, ad esempio, questa è interessantissima per me. Questo è un cimitero turco e i cimiteri sono tutte cose che ho catalogato, ho cercato da antropologo, era una ricerca etnografica, lo ripetiamo, ho cercato di catalogare le differenze di cimiteri, segnali stradali, giochi per bambini, bagni, dall'Italia alla Cina. Alla Cina non sono entrato a causa della pandemia. Ma qui no, pazienza. Però catalogare tutte queste cose mi hanno dato la possibilità di riflettere sulla percezione della morte che hanno questi paesi, o la percezione dell'intimità, i bagni con l'igiene. Qui la percezione della morte che abbiamo in Turchia è una vita che continua, poiché ci stanno piante che nascono dalla sepoltura della salma, e qua ci sta una piccola cesme, una piccola fontana, dove nel momento in cui piove viene messa l'acqua, o quando vanno a ricordare il defunto mettono l'acqua, in modo tale che uccelli o altri animali possano bere da questo, perché è una vita che continua. Quindi non c'è una fine, c'è solo un... Non c'è un confine, c'è una continuità. Eh sì. Magia, meravigliosa. E questa è la Turchia. Perché molti di noi pensano, oddio, chissà in Turchia, ma ecco, signori, lui in Turchia c'è stato, a piedi, e ha visto questo. Sì, sì, ma tra l'altro anche queste non sono foto artistiche, queste sono foto per me etnografiche. Questo segnale stradale dice, attenzione, rallentate, ci sono animali randagi, cani e gatti. Ora mi dite in quale altro paese l'avete visto, perché io l'ho visto solo in Turchia, e non metto a confronto l'Italia queste cose, ma solo in Turchia ho visto questa attenzione, sì, per gli animali randagi. È meraviglioso. Sì. E qua abbiamo intervisti, pensavo che l'avessimo eliminato queste slide, però va bene. E questa la possiamo commentare, ciò che in antropologia chiamiamo orientalismo, ovvero questa arroganza, si può dire in un certo senso, dell'Occidente, che schiaccia la profondità di una cultura. Durante il Semà dei dervisci rotanti, loro colgono con la mano destra i doni di Dio e con la mano sinistra li danno alle persone che vedono questa cerimonia, che è una cerimonia sacra. Nell'orientalismo questo diventa solo una medaglia d'onore da mettere sulle cose esotiche fatte, e vedere un qualcosa di così profondo come esotico vuol dire non rispettare l'anima di un luogo che stai vivendo. Sì, sì, sì. Eppure qua dà il senso del confine, perché questo è proprio un confine. Ah sì, è un limite, è un limite. Questa è la Georgia, onorare i defunti, perché qua mi trovavo ospite da Dimitri, che è questo signore qua vicino al monaco ortodosso, e mi aveva invitato in questo pranzo dove si ricordava la memoria di un defunto. Per cui c'era il toast, ogni brindisi alla memoria di questa persona ricordando una sua qualità o un suo difetto, perché poi i georgiani, qua siamo in Georgia, sono estremamente franchi, e siccome sono dei grandi bevitori, fanno vino e ciaccia, la grappa georgiana da 8.000 anni, vicino alle tombe ci sta un tavolo per brindare e bere. Meraviglioso, l'idea della morte di un paese, la percezione che il senso della morte che un paese ha verso se stesso, io lo trovo interessante, affascinantissimo, affascinantissimo. Mi sa che possiamo continuare con le tue domande. Adesso ci saranno un po' di slide che danno l'idea di Tbilisi, che cos'è questo ponte, è stato costruito da un architetto italiano,
C'è un amore per l'Italia incredibile. Sì. Ogni volta dicevo italiano, italiano ferro, italiano celentano, mettevano le canzoni, ma diventava anche troppo, perché poi sei costretto a ballare albano, ma tu dimmi come fai a ballare albano, perché io non lo so ballare albano. si impara in fretta, dai. Si impara a ballare albano, se proprio devo. Qui siamo in Azerbaigian. E... ma perché l'ombra della corruzione? L'ombra della corruzione perché è un paese estremamente ricco, ricco di petrolio, gas, tutte cose naturali, tra l'altro che Marco Polo già nel Milione le identificava, le raccontava, però poi tutto questo potere economico è concentrato solo nella capitale di Baku. Questo che vuol dire? Vuol dire che bambini sono costretti a stare in mezzo a strada a vendere sottaceti. Sì, mi veniva la parola russa. Conserve. Conserve in generale. Conserve, sì, ciurcella a zere, che sono, a differenza delle ciurcelle georgiane che sono lunghe con delle noci e sono marmellate, essiccate, queste sono come dei fogli di marmellata. Ok. E volevo prendere delle ciurcella, delle mele dai bambini per dargli un po' di soldi e poi me l'hanno regalata. Sempre così, sempre così. Mamma mia. Beh, guarda, allora io avrei tante domande da farti, ma sentirti parlare e poi fermarti e continuare a farti domande per me risulta immensamente difficile, perché quando ci ricapita di avere una persona così qui e sentirlo parlare, quindi se ti va di parlare, parla per sempre, guarda, noi staremmo ad ascoltarti. Io personalmente starei ad ascoltarti per 10 anni di fila. Ma posso dire una cosa simpatica? Ma guarda, puoi dire quello che vuoi. Vabbè. Io prima di partire passai per Monte Caldella, dove c'ho un sentimento di affiliazione incredibile. Monte Caldella, diventai ambasciatore della salute di Monte Caldella, perché ho un caro amico che ha spinto per riportare il saluto in questo paese, e per cui ha aiutato la costruzione della ciclabile del saluto. In quel momento mi è stato dato questo onere e onore di essere l'ambasciatore del saluto di Monte Caldella, per cui ho iniziato a catalogare anche tutti i modi di salutare che ci stanno questi, in questi paesi, e fare un elenco di tutti i saluti del mondo, tra i quali Gamarjoba, che è georgiano, Merhaba, Salam Aleikum, che è sì, turco, e così via. Così, un fun fact. Veneto. Quindi anche Monte Caldella ha giocato un ruolo fondamentale nel viaggio di Daniele Ventola. E posso chiederti una cosa? Ecco, questa è una domanda che mi ero riservato alla fine e forse non volevo nemmeno farti in realtà, perché non, sai, a volte entrare molto nell'intimità di una persona è anche un bussare troppo forte, però volevo chiederti: alla fine del viaggio, ora Daniele, tu sei qui, no? Non sei più in viaggio con uno zaino da 30 kg e quant'altro. Volevo chiederti se il Daniele di oggi potesse vedere il Daniele prima della partenza, cosa gli direbbe? Cosa direbbe a quel Daniele appena prima di partire? Niente, niente, assolutamente niente. Perché dover rischiare di cambiare un'esperienza come questa dicendo qualsiasi cosa? Nel momento in cui preparavo tutto, immaginavo e mettevo in conto che poteva succedere di tutto, come poteva succedere, cioè, a me viene in mente la Romania, perché davvero non ho avuto particolari problemi con le persone, solo una volta. Però le strade così affollate da tir, da cani, i cani rumeni sono giganti, poi ci stanno delle scene terribili, no, ma ci stanno delle scene con i cani rumeni già sono grandi di per sé, poi ci stanno queste scene di cuccioli che stanno vicino alle carcasse dei loro genitori perché sono stati presi sotto dai tir, e ogni carcassa vedevo, dicevo, io potrei essere il prossimo di questi. E quindi lo metti in gioco, che può succedere di tutto, e pace, può succedere che perdi affetti, mi è capitato di perdere degli zii mentre camminavo e non poter essere a dargli un ultimo saluto, lo metti in gioco, e va bene così. Non avrei detto nulla, non direi nulla a Daniele di allora, perché si doveva vivere questa esperienza e si doveva vivere anche questa crescita. Infatti prima dicevo ad Alessia, che ha preso il libro, ha letto qua le prime 30 pagine, perché è velocissima,
Infatti, guarda, essendo il libro scritto in un ragazzo che è partito ed è tornato trasformato inevitabilmente per un'esperienza che è totale come questa, anche il livello di scrittura è cambiato, il tipo di scrittura, lo stile, e quindi non potrei dire nulla, perché altrimenti va a finire che inizierei a, non lo so, a manipolare un'esperienza e niente. Invece no, deve avere tutte quelle perdite, quei sacrifici, quegli entusiasmi, quel senso di vastità che riempie fino al midollo più sottile del capello, perché tutto questo porta alla trasformazione e sia, sempre sì. Sia. Io vorrei farti notare una cosa, la tua risposta, scusami, mi ha letteralmente spiazzato, perché vorrei farvi notare una brevissima cosa. Allora, nel momento in cui ogni tanto ci guardiamo allo specchio e pensiamo, ma se il me di oggi potesse guardare quello che ero tanti anni fa, cosa gli direbbe? Io personalmente avrei tante cose da dirgli. Non fare questo, mi raccomando, non fare quest'altro, perché occhio, perché darei tanti consigli, darei, mi raccomando, attenzione con quelle persone, attenzione perché non fare quelle cose, oppure fai questo perché potrebbe portarti molto più in là a scoprire cose nuove. Lui ha risposto, non direi nulla, lascerei tutto com'è. Questo secondo me è un motivo di grandissimo orgoglio, avere una persona del genere qui oggi, secondo me è un dono grande. Io dopo l'applauso sì, perché non è facile, cioè ragazzi, io ora si ride e si scherza, però presentare una persona del genere non è affatto facile, quindi sono emozionatissimo e niente, però sono ancora più emozionato perché adesso una voce bellissima sta per entrare in campo. Lei è Cristina, è la professoressa di canto di Pop Corner e ci canterà questa canzone di Sting. Questa canzone si chiama Fragile, è una canzone che Sting ha scritto per un ingegnere che è partito dagli Stati Uniti per andare in Nicaragua. Lui è partito per costruire una diga per una centrale idroelettrica, una diga, cioè l'ha fatto per volontariato praticamente, e lì purtroppo ci ha trovato la morte. Trovato la morte per mezzo di bande armate, rivoluzionari. Sting si è ha concentrato, ecco, tutte le parole su questa storia. Ha cercato di esprimere con questo testo tutto il dolore e a volte quanto la difficoltà del viaggio sia anche la bellezza del viaggio in sé. Lei è Cristina e questa è Fragile. Grazie. From violence, and nothing ever could
beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Grazie a Cristina Mariz, Alberto Campagnaro alla chitarra, Ciriero Colella alle tastiere e Luca Marini al basso e alla voce. No, è una puntata sinceramente carica di emozioni. A tal proposito, io volevo chiedervi, qualcuno di voi ha qualche domanda da fare a Daniele? Beh, non siate timidi, nel senso, se... chi è? Oddio, potrebbe raggiungerci qui, anche se siamo un po', ecco, tra i fumi del tabacco. Addirittura esposta così, vergognosa proprio, mi metto qui, complimenti. No, non era una domanda, forse era un interrogativo trasversale, da Omero a Swift, Defoe e chi... con l'egida di Lévi-Strauss, da quello che mi pare di capire, il viaggio è sempre stato qualcosa in nome della curiosità, una ricerca che dà e prende. Invece io ho trovato meraviglioso e sublime che ci fosse questa dimensione di cui lei ci ha reso partecipe, di una resa di quello che deve accadere e che accade nel viaggio. Quando lei dice sia, è racchiuso tutto, quando lei dice non dire niente, è la vera esperienza, perché ti rendi disponibile a, aperto a incontri, scontri, come dicevo all'inizio, accadimenti, cimentarti con te stesso, i fantasmi di cui lei, a cui lei accennava. E trovo che sia una lezione che da qui al supermercato, oppure da qui ai chilometri che lei ha percorso, dovremmo un po' tutti trovare la dimensione per accedervi. Solo questo. Trovo che sia veramente grandioso. Grazie. Grazie. C'è qualche altra impavida persona che posso, dovrebbe... posso dire una cosa? Certo. Rispetto a questo intervento, che è meraviglioso. E spesso mi è stato chiesto perché abbia scelto proprio la Via della Seta. Come, cioè, dicevo prima che quando avevo 19 anni volevo andare in Himalaya, verso l'Himalaya a piedi. E poi invece ho scelto la Via della Seta.
Scelsi la via della seta a proposito perché, a parte per la nuova via della seta della Belt and Road Initiative che tutti sappiamo, Trieste è diventata la nuova Venezia come porto franco per le merci che vengono dalla Cina, no? La Belt and Road Initiative è abbastanza famosa, non ha bisogno di essere commentata, credo. La questione è che la via della seta, fin dai tempi anche prima di Alessandro Magno, la via della seta è sempre stata una via di incontri e anche di scontri, certo, però in particolare di incontri per via commerciale, perché per avere un buon commercio bisogna mantenere la pace. Era ciò che ha tanto fatto storcere il naso ai crociati quando si ritrovavano in Terra Santa e vedevano ebrei, cristiani e musulmani che commerciavano tranquillamente in pace e si dicevano: ma noi eravamo venuti qua per liberare Gerusalemme e ci ritroviamo invece loro che commerciano tranquillamente. E questo ha fatto nascere in me una domanda, ovvero: se la via della seta ci ha permesso di essere quello che siamo e ci ha dato la carta, spaghetti per i quali gli italiani siamo famosi, tortellini, polvere da sparo e tante cose, tante scoperte, no? Ideologiche, spirituali, tecnologiche, quindi tutto ciò che fa parte dell'essere umano nella sua visione evoluzionistica, la domanda che mi ero fatto era: ma quindi questa via della seta ci ha fatto crescere tanto più per lo scontro o più per l'incontro, più per la cooperazione o per la competizione? Che è sinceramente una domanda ancora aperta, una domanda ancora aperta. Secondo me però almeno una intuizione che ho avuto per una possibile risposta è che, seppure c'è lo scontro, seppure c'è l'incontro, questa grande crescita che abbiamo avuto come umanità, che poi ci ha reso quello che noi siamo ora, viene sempre da una riflessione poi in tempi di pace di quello che è avvenuto durante gli scontri, perché per poter riflettere ha bisogno di tempo, di ozio, l'ozium sacro, per cui penso che, ed è solo l'intuizione di una risposta, ma penso che la risposta potrebbe essere inevitabilmente dalla pace e dall'incontro, perché la riflessione ti dà momento di riflessione, appunto. Come? Il darsi tempo. Quindi grazie tanto di questo intervento, perché poi tra l'altro è una cosa che tuttora sto continuando a chiedermi e a studiare, perché poi la via della seta non è finita a Bishkek in Kirghizistan. Una cosa che non abbiamo detta, il percorso è stato Italia, Slovenia, Ungheria, poi da là ho dovuto cambiare traiettoria, scendere per la Romania, Turchia, Bulgaria, Romania, Bulgaria, Turchia, la Georgia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, poi un secondo tempo in Uzbekistan per via geografica, per questioni geografiche, e poi alla fine in Kirghizistan, quando poi la pandemia è esplosa totalmente. Ho trovato fortunatamente ospitalità in una scuola privata di Osh, ho fatto lì la quarantena e ho concluso poi il cammino a Bishkek, capitale del Kirghizistan. Se ci sono poi altre domande. Io volevo chiederti una cosa, Daniele, perché poi credo Alberto abbia anche un'altra domanda per te. Però volevo chiederti una domanda che sfiora lo stupido, ecco, la stupidità umana. Ma quanto ti è pesato non poter completare fisicamente il tuo viaggio? Cioè, ha influito sul tuo modo di vedere il viaggio o no? Non è una domanda stupida, non esistono domande stupide, non è una domanda stupida, partiamo da questo presupposto. Non hai ancora sentito farmi tutte le domande comunque. Quindi, a Napoli diciamo, ma forse una cosa, forse generale Italia, che chiedere è lecito e rispondere cortesia, quindi per cortesia tu sei pugliese, quindi non sappiamo se questo proverbio vive anche qua. Sì, ok. Era un cammino, per cui un cammino di per sé è lento, perché cioè, se immaginiamo la prima tappa del viaggio è stato da Poggio Reale, via Monfalcone numero 37, dove abitano i miei genitori e da dove sono partito, Napoli, ok, da Napoli a Bacoli, la prima tappa di viaggio, 31 chilometri, e chi è stato a Napoli o chi ha vissuto un po' di tempo a Napoli sa bene che questa tratta si fa con 1,30 euro di biglietto urbano.
31 chilometri sudati, per cui il cammino è lento, ma il camminare in questo modo no, non lo era, perché ci dobbiamo immaginare una vita ordinaria che era: ti svegli la mattina con il sole, cammini fino a che il sole non demorde, e poi incontri persone, parli, qualsiasi momento, no? E poi viene la sera, devi trovare un posto dove dormire, dove mangiare, dove lavarti, dove curarti per renderti presentabile. Cioè, adesso c'ho una bella giacca e ne sono lieto, sì. C'ho un gilet, la camicia, ma là c'avevo il bastone, lo zaino, la barba lunga, i capelli impolverati, insomma. Quindi curarsi per rendersi presentabile, perché ogni momento poteva essere opportuno per fare un'intervista, per raccogliere un'informazione, e quindi presentarsi anche dignitosamente come antropologo per poter fare ricerche a cui ambivo, e poi trovare dove mangiare, dove dormire, lavare se stesso i vestiti, tagliare la barba e i capelli. Cioè, questa è una giornata. E in più scrivere il diario, adattarlo per il post di Facebook, editare le foto e poi pubblicarle, rispondere ai commenti, insomma la giornata se ne va via. E così sono stati 2 anni in questo ritmo così veloce, perché è tanta roba. Non è facile scrivere un post per le persone che ti guardano da lontano, si fidano di te, e non solo, ti sovvenzionano, perché mi sono sovvenzionato con una raccolta fondi con tante persone che hanno sentito questa necessità storica e mi hanno aiutato, più altri soldi che avevo da parte per i lavori che ho fatto prima di partire. Però comunque era, diciamo, il debito del mio contributo, del contributo che ricevevo dalle persone. Bene, quindi lo devo fare per forza, e l'ho fatto con grande passione, cioè devo dire anche con molta umiltà, lo dico, l'ho fatto con grande passione e con grande senso di dovere, cioè ci ho provato tutto, anche nei momenti in cui per vicissitudini della vita di ognuno ci si perde la nozione di se stessi, capitano le crisi, è necessario, e quindi in quei momenti mi domandavo con quale faccia mi presento alle persone che mi aiutano economicamente, perché è capitato in Romagna, poi leggerete il libro se volete, ma è stato sempre per un ritornare a se stessi. Tutto questo lavoro era una corsa continua, davvero continua, per cui quando la pandemia è scoppiata e la quarantena l'ho passata in quella scuola privata Osh, la seconda città più grande del Kirghizistan, mi ha permesso di fermarmi anche mentalmente, di comprendere e metabolizzare quello che stava avvenendo, accettare il fatto che non potevo entrare in Cina perché i confini erano chiusi, nel contempo della quarantena il visto era scaduto. Tutto questo l'ho preso abbastanza stoicamente, come stoicamente ero partito Humanitas, e altrettanto stoicamente l'ho concluso, per cui ho, diciamo, confermato che la vera meta e il vero viaggio è la distanza che divide 2 persone, e il non entrare nella meta è un po' anche michelangelesco, no? Il non finito, il sempre eterno, il sempre possibile, e anche un'apertura nel poter completare un giorno, quando guerra e pandemia passeranno, perché speriamo che passeranno tutte queste cose, poter completare questo viaggio con il senso che avevo, pure perché la tappa finale non sarebbe stata propriamente Pechino, ma 48 chilometri prima di Pechino ci sta un complesso di grotte che si chiama Zhouge Dien, dove sono stati trovati i resti di un ominide, un Homo erectus per gli occidentali, un Homo sapiens per i cinesi, e concludere questo pellegrinaggio a Zhouge Dien dall'Homo Pechinensis sarebbe stato un portare vigore al senso del sacro all'interno dell'essere umano, perché pellegrinaggio è sacro, trovo sacro la facoltà di poter pensare, creare, immaginare, progettare e fare. Per me questa è una cosa incredibile, l'essere umano ha un mistero profondo. Concludere là avrebbe avuto il suo senso di pellegrinaggio antropologico, e il non essere riuscito ad arrivarci lo possiamo leggere in tanti modi, possiamo leggerlo come una crisi storica dell'uomo che ha inevitabilmente in questo contesto storico, nichilismo, caduta dei valori, scusate le filosofie, scusatemi, però la base è questa, e penso sia anche importante parlarne, perché non se ne parla mai ed è giusto parlarne, non so perché, certo, dobbiamo oscurare queste cose, però ci troviamo in un contesto storico di estrema crisi umana, antropologica, non nel senso di studio antropologico, ma proprio dell'essere umano, sì, che ci facciamo, sì, qua.
Per cui questo cammino e pellegrinaggio era un po' anche un appello, e il non essere riuscito ad arrivare, volendo, anche il suo significato simbolico dell'essere umano, che deve dire all'essere umano: attenzione, fermiamoci un attimo, dove stiamo col mondo? Che stiamo facendo della nostra casa, delle quali saremmo dovuti essere custodi? Che stiamo facendo del nostro essere umani come specie? Che senso ha avere confini in un mondo che è tondo? Cioè, che senso ha? Se non vi sto annoiando e mi date altri 5 minuti, vi vorrei raccontare un aneddoto. Grazie. Penso che qui non si stia annoiando nessuno. Che non c'entra con la via della seta, c'entra con il cammino. Allora, l'anno scorso ho fatto 30 anni, questo viaggio si è concluso nel 2020, ho iniziato nel 2018, l'anno scorso ero a Palermo, dove vivo attualmente. A 30 anni volevo andare su una montagna di Palermo per camminare e andare sulla montagna, perché Zarathustra mi ha ispirato. E insomma, salivo verso questo sentiero tra diverse case che portava su una montagna. A un certo punto c'era un cancello, probabilmente abusivo, però un cancello che diceva: proprietà privata, non puoi passare. Dall'altra parte c'era il sentiero che continuava a salire, con delle case a destra e a sinistra come prima, però non sarei potuto passare perché il cancello era chiuso. E quindi vedevo dall'altra parte che c'era un gatto che camminava, una lucertola dall'altra parte e una cornacchia. E poi il mio sguardo ritornava su proprietà privata. Ed è stato, non lo so, un'illuminazione improvvisa, un senso di stranità improvviso, che mi sono domandato: ma io, come essere vivente, come essere appartenente del pianeta Terra e dunque terrestre, mi sento più vicino a un concetto di proprietà privata non passare in un cancello abusivo, o mi sento più vicino, come essere vivente, abitante della Terra e terrestre, al gatto, cornacchia e lucertola? Perché gatto, cornacchia e lucertola, che sono terrestri ed essere viventi anche loro, possono stare là e io no? Per un costrutto mentale che è la proprietà privata. Oddio, un altro confine, così, dal nulla. L'hai detto. E quindi, diavolo, è strano, perché io sono un essere vivente e questa terra mi appartiene perché esisto, e mi appartiene come custode che dovrei tenere. Cioè, non vado là che sporco e distruggo, voglio solo arrivare su una montagna. Come si fa a privatizzare una montagna? Dovrebbe appartenere al creatore delle cose, se c'è, ma anche se non c'è, dovrebbe appartenere a Madre Terra, non lo so, ma di certo non a qualcuno. Ed era, sì, un cancello abusivo. Per cui questa cosa è stata alienante, uno shock incredibile, perché io respiro e le mie vene pulsano sangue, il gatto respira, le sue vene pulsano sangue, la lucertola uguale, la cornacchia uguale, ma la proprietà privata è un concetto. E quindi io ho scavalcato il cancello e sono sulla montagna. Interessante. Ma lei è junghiana? Sì, eh? No, beh, è bellissimo, perché alla fine ricadiamo sempre su quello. Alla fine i confini sono qualcosa che ha inventato l'uomo. Sì. E basta. Sì. Cioè, non è solo, a volte i confini sono mentali. Certo, c'è chi magari, chi non avrebbe notato quel gatto, quella lucertola e quella cornacchia, no? Però ecco, quello ti fa capire che magari a volte molti dei limiti, dei confini, sono inventati da noi. Sono i nostri, certo, occhi che ci impongono di vedere dei confini. Questo è un problema, cioè, pratico. Questo è un problema perché contemporaneamente poi penso questo e non vorrei che qualcuno entrasse in casa mia. Mi si sfonda la porta. Quindi come ce la gestiamo questa cosa? Secondo me è da riflettere su questo, perché ci troviamo in un contesto storico nelle quali abbiamo un problema che è quella della migrazione, ok? Che è un problema perché bisogna gestire le risorse che sono limitate, per cui è effettivamente un problema. Ma contemporaneamente il dato di fatto, cioè, è che siamo umani e viviamo nella terra come gli altri animali. Quindi come fare a riflettere su questo? Ragazzi, è un uroboro, è un serpente, si mangia la coda. Come si fa a uscire da questa cosa? Sono rimasto pietrificato là. Però secondo me l'amore verso l'ignoto, l'amore verso chi è dall'altra parte, secondo me questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale, no?
non avere paura di chi sta bussando alla porta è già un qualcosa di molto bello, che risolverebbe secondo me molti dei problemi che abbiamo adesso. Perché credo che molto spesso chi bussa alle nostre porte sia visto da noi come una persona che vuole quasi entrare senza chiedere permesso, una persona che ci guarda dall'altra parte, no? E credo sia visto anche a volte con un occhio un po' prevenuto. Credo questo sia un grosso limite dell'uomo, la paura. Però perdonami, io ho Alberto qui, ci siamo visti ieri, ha detto se non mi fai fare una domanda, Daniele, ti giuro che non ti parlo più. No, Alberto, ti prego, domanda. Ci tengo molto alla sua amicizia, e allora io ti pregherei di fare questa domanda e di continuare a salutarmi. Hai il microfono? Ah, si va. Io ho una domanda pratica, voglio dire, nei momenti in cui qualcuno è interessato ad un cammino come il tuo... Che consiglio daresti ad una persona? Che consiglio daresti ad una persona che vuole partire? Allora, dipende. Prima dovrei farmi un attimo a naso l'idea di chi è questa persona. Perché ovviamente, tristemente, se fosse maschio o se fosse femmina darei consigli differenti. Purtroppo. Come abbiamo visto. Come si vede poi noi italiani con l'esempio della Peppa in Turchia, quando ne ho parlato, della Peppa era un artista che viaggiava con vestito da sposa per i diritti della donna, e la sua performance artistica era rompere il confine, fare l'autostop e arrivare dove poteva arrivare. Poi in Turchia ha trovato la morte, alla fine. Quindi ovviamente darei un consiglio differente a questo. Quando in Turchia parlo di questo avvenimento sono rattristati tutti, e la Turchia è un paese che sono molto affezionato, per cui dipende. Sicuramente direi, se vogliamo fare un viaggio a piedi, iniziare con un viaggio che è abbastanza già calpestato, tipo il Cammino di Santiago, perché il Cammino di Santiago apre le porte a modi di sopravvivenza basilare, cioè proprio dormi fuori, in che modo, capire dove puoi dormire, perché poi anche l'occhio è già allenato, ormai cammino per le strade, già vedo i posti nei quali potrei dormire, che potrei essere tranquillo, quelli più esposti, cammino nelle valli, vedo la collina, e quindi già queste cose, capire dove puoi dormire, non è una cosa scontata, perché se tu dormi su una montagnola sei più protetto dagli animali, perché puoi vederli dall'alto, non sono loro che ti fanno un agguato. Mi è capitato di stare sotto il Caucaso, essere circondato dai sciacalli. Che fai? I sciacalli, certo, sembrano dei cagnetti, però in branco, ti assicuro. Per cui la prima cosa è dire, non partire sprovveduto, portati un sacco a pelo, perché di notte... lo so, occupa spazio, ma di notte hai bisogno di riposare, perché l'unico modo per poter camminare è riposare bene. Un materassino gonfiabile, anche il più sottile, il più stupido, la schiena deve stare bene, perché se metti caso hai un problema con la schiena, ti blocchi 30 km di cammino, per fare 5 km ci metti un'ora a piedi, cambiano tutte le distanze. La seconda cosa, dopo aver fatto un'esperienza come il Cammino di Santiago, che spiritualmente, mentalmente, fisicamente ti prepara tanto, è sappi ciò di cui hai bisogno basicamente, no, come si dice in italiano? essenzialmente, sappi ciò di cui hai bisogno essenzialmente e poi vai, perché tanto ci sarà sempre il fantasma che cerca di metterti il bastone tra le ruote e non ti vuole far partire, quindi armati di questo coraggio, sappi che il coraggio è un muscolo, va allenato ogni giorno con la conferma delle tue convinzioni, e soprattutto, prima di tutto, sappi perché lo fai. Se sai perché lo fai, tutto il resto viene di conseguenza. Se lo fai solo per te stesso, va bene, lecito, ok, avrai un tipo di esperienza. Se lo fai con un perché particolare, allora avrai altri tipi di esperienza. Sapere il motivo per il quale lo fai e cambia tutto quello che ti trovi. È speculare il mondo. Daniele Ventola.
Non aveva conosciuto amore dagli eroi, piccola andalusa, sguardo perso nei granai, sognava con la mente stanca tra l'equilibrio e la tempesta. I suoi passi saranno come pioggia che farà da culla alle mie lacrime. Seminava impronte dei suoi passi sui ghiacciai, sabbia rovente, cime troppo alte non per lei. Suonava il suo violino al sole, diceva lui mi sa ascoltare. Di notte balla sui racconti di sciamani persi a tracannare rum. Perché Marie è cosa seria, perché Marie come la merce rara, il suo pensiero su una mongolfiera portato a spasso da una brezza fina. Un giorno chiesi mamma ri dov'è che vai, lei mi rispose dove non mi troverai. Un giorno chiesi mamma ri che cosa fai, lei mi rispose ciò che tu non capirai. Santiago ti sembrava spenta, non rivelava una risposta. Fu allora che sentisti un canto rivoltarsi in cielo come rondine, come spesso un faro attira al grembo i marinai. Seguisti un dolce canto e nella notte c'era lui, col vino rosso e il suo cappello, cantava la follia del viaggio. Il tuo violino saltò fuori e nella notte scura se ne innamorò. Perché Marie è cosa seria, perché Marie come la merce rara, un suo pensiero su una mongolfiera portato a spasso da una brezza fina. Un giorno chiesi mamma ri dov'è che vai, lei mi rispose dove non mi troverai. Un giorno chiesi mamma ri che cosa fai, lei mi rispose ciò che tu non capirai. Alberto Campagnaro. Io ringrazio tutti, davvero tutti. Ringrazio chi ha contribuito a questa magnifica serata, a questa magnifica puntata, da Fabio a Giovanni, a Silvia, a Cristina, a Ciriaco, a Luca, ad Alberto. Ringrazio Daniele per essere qui, averci donato tanto. Ringrazio Alessia per avermi fatto scoprire questo bellissimo strumento. Perché era la... Alessia, puoi raggiungerci qui per favore? Dai, vogliamo metterti un attimo in imbarazzo. Ah. Io vorrei ringraziare lei perché mi ha fatto scoprire questo suono delicatissimo. È un po' il suono della... io lo chiamo, no? Il suono della vita. Quel suono delicato che entra, non ti dice nulla. All'inizio non invade i tuoi spazi, è l'arpa, è lei che ci ha regalato questo suono magnifico. Ed ho fatto veramente fatica dopo la sua esibizione a trovare le parole giuste. Ringrazio Daniele per averci portato la sua esperienza magnifica, aver condiviso quelle che sono le sue ricchezze. Ma le sue ricchezze fortunatamente sono rinchiuse anche qui, in questo capolavoro, che sono tutte le sue esperienze, tutte le sue sensazioni, tutti i suoi racconti. Quello che non ci siamo detti oggi lo troverete qui. Tutti gli aneddoti, tutte le sfaccettature, tutte le sfumature che poi fanno di un viaggio la bellezza, lo troverete qui. Quindi signori, se volete,
Addirittura Daniele vi firmerà la copia in diretta qui davanti a tutti. Ci onorerà della sua presenza. Quindi... Ti devo portare con me Francesco ovunque. Sei bravissimo. Ci sta ci anche nello 30 zaino. 30 kg. Cioè, lo potete usare per tutto. Io vendo anche le pentole comunque, se vi interessa. Mastrota è... cioè, ho studiato nella scuola di Mastrota. No, scherzi a parte. Io penso che oggi qui tutti siamo stati molto fortunati. Molto, molto fortunati. Un applauso a voi che siete l'anima di questa magnifica serata. Un grazie all'assessore più caro del mondo, perché ci ha fatto fumare qui in biblioteca. Ma assessore, come sa portare avanti un discorso del genere di un tale spessore? È un argomento che va affrontato sempre con una sigaretta in bocca, specialmente dopo un'arpa che ti rapisce e ti porta via. Stavo cercando di smettere, Francesco. Cioè... non era il caso. Di nuovo un grandissimo applauso ad Alessia. Grazie, grazie mille e ciao a tutti.